Ma ragazzi, qui Falcon e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con questo che potrebbe essere l'ultimo episodio del Let's Play di Fallout 3, in quanto oggi andremo definitivamente ad affrontare l'enclave con l'aiuto della confraternita dell'acciaio, ma adesso non perdiamo Ci siamo. tempo. Non posso starmene in giro così. Per Vamos, più pronti di così quanto non non si ti può. agitare, tutti i Pride sono con te, oltre ovviamente a questa enorme lattina. Resta al sicuro fino a quando non raggiungiamo il purificatore. Se muori, sarai inutile. Lo so. E non lasciare che quella cosa ti calpesti. Sicuramente. Ok, andiamo a controllare un'altra volta. Il Pride è con me. L'obiettivo è il progetto Prez. Ma non possiamo entrare nell'edificio con quei cavi Ascoltiamo le ultime energetici. istruzioni, ragazzi, che sono Ma Rochelle importanti. e Lee dicono che questo robot dovrebbe essere in grado di distruggere i campi di energia del nemico. Questo robot, Noi ci tanto per occupiamo di un poco intenderci. di copertura. Restate vicini alla cosa, sgomberatevi la strada e intervenite dove ci sarà bisogno. Una volta che i campi saranno disattivati, punteremo dritti all'edificio. Signor sì. Useremo il robot per tenerli occupati mentre entriamo a difendere la sala di controllo. Dobbiamo agire in fretta se vogliamo coglierli di sorpresa. Prendete i rifornimenti che non avete già e ci ritroviamo nel bay. Quando avremo Signor sì. finito con questo, offrirò a tutti un bel bicchiere d'acqua gelata. Oh, Beviamocelo. vecchia! Ci Il spacchiamo a dottore deve merda con l'acqua baciarti. Baciati gelata, mamma pure. mia! Pride, fuori! Tom tom to tom tom to tom tom to tom. Ci sta troppo. Mamma mia, ragazzi. Vamos. Sento già anche in lontananza che attaccano a sparare. Ci siamo, ragazzi. Eccolo là, il nostro bestione gigante. Allè! Dai, che andiamo. No, l'avevo già tirato fuori, scherzavo. Ma c'è un cecchino che spara, quindi vediamo se riusciamo anche noi a trovare qualcuno da... Aia! Che cazzo? C'hanno tipo dei mortai? Vabbè, andiamo avanti. No, vabbè, aspettiamo. Io non vedo nessuno, sinceramente. Non so chi cazzo stia sparandolo qua. Oh, porca troia! E la madonna! Cioè, mi ha pestato a un momento, ma niente mi pesta. Dai, che andiamo avanti. Carichissimi. Oh merda. Dai, però non possiamo far fare il lavoro sporco al robottone gigante. Cazzo, voglio sparare a qualcuno anch'io. Tutti in fila, indiana, così se uno vuole fare collateral. Se uno vuole fare collateral. Ci mette 2 secondi. Cazzo, questo tira le nuke, c'ha le nuke sulla schiena, tanta roba. Ok, va. Madonna! Li ha proprio aperti! Guarda, non ci è rimasto niente! Sì, però li sta facendo fuori tutti lui, giusto. Li stiamo proprio arando, ragazzi, non c'è storia. There is no history proprio. Aia. Cioè, lui invece delle granate ha le munizioni nucleari, va bene. Meno male che è con noi, non è contro. Togliamoci un po' dalle balle, perché se lui qua lo. Gli cacciano giù la roba pesante. Lui qua cosa c'ha? Un fucile al plasma che usiamo per riparare il nostro, che non abbiamo usato però, non si sa mai. E infatti adesso cava ben 30, non c'è più le gambe, zio. Ha comunque un dribbling migliore di certi giocatori italiani. Sì, ne ha lasciato qualcuno anche per me. Sì, ne ha lasciato qualcuno anche per me. Grazie, grazie mille. Grazie per avermi lasciato tipo 2 persone. Grazie, proprio non dovevi. È qua così? No, mi sono sbagliato. Ci sono i pezzi di... Questo cos'era? Boh, non lo so. Ci sono pezzi di soldati dell'enclave ovunque. Bug, una fiamma per aria. Ok.
Oh, madonna, è saltato per aria. Vai, robottone, niente ti può fermare, vai così. Madonna. Missione aggiunta, Project Impurity. Reach the infect or not. Ok. Madonna. Ha devastato tutto. Ok ragazzi, adesso dobbiamo raggiungere la sala del reattore. Noi non abbiamo fatto praticamente nulla, ha fatto tutto il robottone. E quelli là sono amici o nemici? Ci spara, quindi dovrebbero essere nemici, ma ci ho già pensato loro. Ok, raggiungiamo la sala del reattore. C'è un nemico. Più di un nemico. Madonna. Pensate se ero lì in mezzo. Pensate se... Madonna, oh calma. Ho invocato nemici a gran voce, però cominciano a essere troppi. La madonna quanti sono? Vabbè, ho già capito. Sono andato a Megaton a riprendere l'artiglieria pesante. Uare! Sciapatuta! Oh cazzo, muoio però così. Calma. Calma che così muoio e basta. E da morto non sono utile. Da morti non si fanno i let's play. Moriti tutti! Aia! Guarda che casino. Devo ricaricare, bella. Lui ricarica con nonchalance nel mezzo del combattimento. Sciopa! Santo Dio! Inutile che scappi, tanto ti seguo. Yeah! Tutti eliminati. Bella lì. Cioè, raga, guardate qua, abbiamo fatto veramente una strage. Cioè, l'enclave non c'è più. Non c'è più, raga. Abbiamo fatto un macello. Entriamo, vediamo se è pieno di gente. Vediamo se non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Occhio che ho poca vita. Cioè, tipo sto... sì, non c'è nessuno, certo. Sì, sì, due volte. Bella. Sono un mucchietto di gelati. C'è solo il mio zaino. Non facciamoci inculare. Prendiamo fuori il fucile di Lincoln, ragazzi, che ho visto che vi piace e mi piace un casino. Cerchiamo di fare alla Red Dead Redemption un po' di colpi, proprio come solo noi sappiamo fare. Vai. Boom. E fuori uno. Questo l'ho mancato. Centro. Mamma mia. E se ne libera così. Non è vero. Bello. Ciao. Allì. Cioè con questo. Cioè vai. Madonna. Stavo per dire con questo vai tranquillo. Perché tanto. No, aspettate. Facciamo le cose fatte per bene. No, aspettate. Ecco, adesso che li vediamo tutti e due. No, aspettate, facciamo così. Tac. E tac. No, l'ho mancato. Perché? Perché mi sa che sparavo al muretto. Mi sa che sparavo al muretto. Ok, va. Oh, perché non uccide più? Oh, ok, bella. Cosa abbiamo? Luce.
Allora, qua cosa abbiamo? Niente, qua ci siamo passati milioni di volte. Chi cosa c'ha? Fucili al plasma, missili così a UFO, e continuo a ripetere che sta armatura con tutta la scossa è troppo figa, però non me la prendo, cioè è troppo pesante. Ancora tu. Eccolo il Non posso dire bastardo. che sia una sorpresa. Sembra che quelli come te vogliano solo distruggere tutto ciò che il nostro governo ha ottenuto. Non c'è niente che mi impedisca di ucciderti stavolta. Facciamola Facciamola finita. finita. Sono d'accordo con te. Facciamola finita. È un bel problema, temo, ma è il sentiero che hai scelto. Saluta tuo padre da parte mia. Oh, penso che ci arriverai prima tu, coglione. Aia. Boom. Ciao ciao, colonnello. È stato un piacere. Adesso sei morto. LOL. Non c'è rimasto nessuno. Perfetto. E questo è sistemato. In questo momento i Pride staranno spazzando via qualsiasi opposizione si trovi là fuori. Mettiamo questa stanza in sicurezza. Sì. Allora, lui qua cosa aveva? La laser Gatling, che è forte un tot. Però vabbè. Dai, forza. Sto bastarda. Vabbè, ci prendiamo la sua roba, che se poi il gioco continua ci può far comodo. Ah, sei mutante, papà, vero? Sono Ok, presa basta. dal controllo, siamo tutti e due qui. Che sta succedendo? Ho controllato la struttura del comando, abbiamo un problema con C'è la l'armatura. dottoressa che parla dalla Il cittadella. circuito è stato danneggiato durante il combattimento. Alcuni danni sembrano accidentali, altri potrebbero essere frutto di sabotaggio. Stanno aumentando la pressione nel serbatoio di controllo. Bisogna farlo sfogare, altrimenti potrebbe esplodere un solo circuito. Ops. Per liberare la pressione dovrebbe accendere il purificatore. L'hai capito? Deve essere acceso, ora! Devi accendere il purificatore. Siano livelli letali di radiazione. Questo gasdotto non è un incendio. Lo deve fare adesso, o il danno sarà catastrofico. Cavolo. Beh, per fortuna che era una festa. Uno di noi dovrà andare là dentro e accendere quell'affare. E chiunque lo farà, non tornerà indietro. Non è esattamente il modo in cui immaginavo di andarmene, sai? Cosa facciamo? Tiriamo a sorte? No, lo farò io. Dovrai fare in fretta. Se le radiazioni sono pesanti, non avrai molto tempo. Non dimenticherò quello che hai fatto qui. Nessuno lo dimenticherà. Grazie. Tranquilli, ce ne andiamo da eroi, signori. Bene, ragazzi. Bisogna attivare sto bagaglio. Allora, i numeri sono il 2, l'1 e il 6. Proprio come il passo della Bibbia all'inizio del gioco, il passo dell'Apocalisse. Fu così che il vagabondo solitario si allontanò dal Vault 101, con l'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre. Un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità, pur di salvare il suo unico figlio. La zona contaminata della capitale si rivelò un posto crudele e inospitale, ma il vagabondo solitario non si arrese alle immoralità che si erano impossessate di così tante anime. I valori che aveva imparato dal padre. Altruismo, compassione, onore, guidarono quest'anima nobile e lo aiutarono ad affrontare innumerevoli sfide e trionfi. Fu
Fu solo alla fine del suo lungo viaggio che il vagabondo solitario imparò il significato più profondo della più grande delle virtù: il sacrificio. Entrando nella sala comandi irradiata del progetto Purezza, il figlio aveva seguito l'esempio del padre: sacrificare la propria vita per il bene dell'umanità. Per fortuna, quando il malvagio presidente lo scelse come suo strumento di devastazione, il vagabondo rifiutò. L'umanità, nonostante fosse piena di difetti, fu salvata. Le acque della vita finalmente scorrevano, libere e pure per tutti, indistintamente. La zona contaminata della capitale era finalmente stata salvata. Così termina la storia del vagabondo solitario, che varcò l'imponente soglia del Volt 101 e diventò una leggenda. La storia dell'umanità non arriverà mai alla fine, perché la lotta per la sopravvivenza è una guerra senza fine. La guerra. La guerra non cambia mai. The war never changes. Ragazzi, ovviamente, dato che io ho i DLC, spero si possa stoppare qua, perché non voglio... Ok, perfetto, signori, io adesso, visto che ho i DLC, il gioco dopo continua. Non siamo morti, bensì... Beh, adesso quando ci risveglieremo vi spiegherò tutto quanto. Signori, io vi ringrazio, prima di tutto voi, per avermi sostenuto in questa serie che ha fatto, diciamo, riemergere la passione per Fallout anche ad alcuni di voi. Io ho apprezzato tantissimi i commenti che mi avete lasciato, li ho letti veramente tutti, siete stati fantastici, io non potevo chiedere di meglio da voi. Io vi faccio un'ultima domanda, ovvero se volete che continuo un po' cazzeggio / missioni secondarie, oppure ci impegniamo veramente sui DLC, e quindi fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Qui da Falcon e da Fallout 3 è tutto, bella riga.